Marco Cavallo della Zoos Coaching Cavallo. Siamo alla ripresa del lavoro, in questi giorni andiamo un pochino a rilento per lo svezzamento del puledro di 10 mesi a Mauri di Faiza. Allora, ricordiamoci che le cose da valutare per uno scotch sono temperamento del cavallo, umore del giorno del cavallo e risposta dei suoi stati emotivi agli stimoli, ok? Ieri abbiamo introdotto la nostra presenza a Mauri e in più abbiamo stabilito una nuova zona comfort in quell'angolo lì al puledro. Quindi, forti di questo, creeremo stimoli, rimanderemo il cavallino nella sua nuova zona comfort e introdurremo il collare. Leghiamo Faiza, che poi appena svezzato avrà una bella toilettatura. Ok, allora, dai, Mauri, vediamoci, lo rimandiamo nell'angolo. Come vedete, per il cavallo è molto semplice riandarsi a creare una zona comfort nuova. Ok, abbassa l'incollatura, arriva vicino piano piano, tocco, introduco il collare. C'è da dire che è cresciuto in un ottimo allevamento, no? Ci hanno avvisato che non era stato incapezzato, però sicuramente la presenza dell'uomo non era così sconosciuta. Passo la corda dietro le orecchie, non è per tutti i cavalli uguale, assolutamente. Perché mi serve il collare? Perché con il collare riesco ad avere un primo controllo sul puledro. Rilevo il collare. Questi sono i casi in cui non facciamo una gran bella figura, perché il puledro è buono, però l'importante è l'obiettivo finale, non dobbiamo fare per noi stessi. Allora, l'atteggiamento nostro è fondamentale. L'atteggiamento del coach all'interno del box, in questo caso, e con i cavalli è fondamentale, abbiamo detto. No giudizio, no aspettative e soprattutto controllo del nostro stato emotivo. Allora, piccola prova per vedere se può seguirci al collare. Conosce il flusso. Ok, ci accontentiamo di questo. Rispostiamo il puledro, rileviamo il collare. Lo rimandiamo dalla mamma. Carezziamo la mamma. Lo rinviamo lì, lo rimettiamo nella zona comfort. Impulso, impulso. Ok. Quindi anche messaggi vocali, oltre che al nostro linguaggio del corpo. Osserviamo orecchie puntate verso di noi, sguardo sereno, movimento delle labbra, mi riavvicino, collare, e lo metto una volta soltanto e lo tolgo una volta soltanto. E per questo step è così. Ok, grazie Mauri, grazie per il video, scusateci, diventeremo sempre più bravi sia con i cavalli che con i video. Ciao!